Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Il divieto di somministrazione di alcolici all'esterno dei locali della Movida di Pescara dopo la mezzanotte continua a far discutere le associazioni degli esercenti. Chiedono buonsenso, come spiega ai nostri microfoni il direttore del CNA di Pescara, Carmine Salce, il servizio di Paolo Renzetti. C'è una sorta di invocazione al rispetto di questa normativa, che è una normativa nazionale e che però è disattesa in qualche maniera in tutta Italia, perché effettivamente impedire di bere una birra, un bicchiere di birra all'aperto dopo la mezzanotte ci sembra veramente eccessivo. In un paese, tra l'altro, che svolge la propria attività anche molto fuori dai locali, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, insomma, ci rendiamo conto che bisogna che ci si renda conto che anche i gestori dei locali hanno la necessità, devono avere in qualche maniera la possibilità, sempre nel rispetto, diciamo così, anche delle regole, di poter consentire alla propria clientela di bere dopo la mezzanotte un bicchiere di birra seduti in un tavolino all'aperto. Ora, ci sembra un po' una levata di scudi che parte da una zona che è sotto sorveglianza ormai da tanti anni per una serie di motivazioni che però non può portare ad un irrigidimento che arriva quasi a rasentare il proibizionismo. Io credo che noi crediamo che questa situazione vada gestita con il buon senso e con il contributo sia dei gestori che delle forze preposte a far rispettare le normative. Tutto questo nel momento storico in cui, dopo 2 anni di pandemia, gli esercenti provano a ripartire. Sì, di fatto in questa situazione si innestano una serie di problematiche. Bene ha fatto il Comune a prorogare la possibilità di avere tavoli all'esterno anche un po' oltre quelli che erano i canoni degli anni precedenti. Lo ha fatto perché si è reso conto, ci rendiamo conto tutti, che la pandemia ancora non è alle spalle e quindi c'è anche da parte del consumatore una predisposizione a rimanere più all'aperto che non al chiuso. Minacce, botte ed estorsione a un minorenne di 16 anni. Tre giovani di Lanciano sono stati arrestati stamani dalla polizia su provvedimenti cautelari emessi dalle procure di Lanciano e Minorile dell'Aquila nell'ambito delle proprie competenze. In carcere è finito un indagato di 25 anni, mentre ai domiciliari quello di 23 anni. Infine, un minore di 15 anni è stato collocato in una comunità. Le accuse contro di loro sono estorsione, rapina, violenza privata e lesioni aggravate. Per diversi mesi la vittima è stata minacciata perché consegnasse loro dei soldi ogni qualvolta si incontrassero per strada. Una costante richiesta di moneta fino a 10 euro la volta che ha fortemente provato la parte lesa. Nonostante i timori, la stessa vittima ha denunciato i tre giovani arrestati appartenenti a una famiglia di etnia rom. Durante l'attività estorsiva è stato più volte anche aggredito e picchiato, facendo ricorso alle cure del pronto soccorso. L'attività investigativa è stata condotta dalla sezione anticrimine del commissariato, coordinata dalla dirigente Lucia D'Agostino. Cambiamo pagina. In avvicinamento alla 15ª giornata mondiale delle malattie rare, la ASL di Pescara ha organizzato un convegno a cui hanno partecipato medici, le associazioni, il manager Ciamponi, il direttore dell'Agenzia Sanitaria Cosenza, l'assessore regionale Verì e l'assessore comunale Dinisio, Giuseppe Dintino. Le malattie rare, per definizione, riguardano un numero limitato della popolazione, ma la ricerca e la garanzia di cure e assistenza sono questioni che interessano l'intera società. Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale delle malattie rare, istituita 15 anni fa. Queste patologie possono essere congenite, ma anche di origine infettiva o tumorale. In Italia, secondo la rete Orphanet, i malati rari sono circa 2 milioni. Nel 70% dei casi si tratta di pazienti in età pediatrica. Ieri
Ieri nell'aula magna dell'ospedale di Pescara la ASL ha organizzato un convegno riguardo questo tema per promuovere la sinergia tra regione, comuni, azienda sanitaria, professionisti e associazioni. Oggi le malattie rare ricevono più attenzione, ha detto l'assessore regionale Nicoletta Verì. Purtroppo spesso negli anni precedenti è mancata un'attenzione adeguata per questo tipo di patologia, cosa che oggi non è più sia a livello nazionale ma anche a livello regionale, in quanto abbiamo portato avanti procedure proprio finalizzate per una giusta attenzione anche attraverso la sinergia con tutte le associazioni, dando anche la possibilità a caregiver di usufruire dei fondi, ma soprattutto è importante la diagnosi. Una diagnosi che deve partire dal momento prima della nascita, quindi attraverso uno screening prenatale, ed è questo il grande obiettivo che ci siamo posti nei mesi successivi. Non bisogna andare via da Pescara e dall'Abruzzo per potersi curare, ha detto nel corso del convegno l'assessore comunale alle politiche sociali. Ci si può curare qui? Certo che si può curare qua, abbiamo dei grandissimi professionisti e quindi non dobbiamo mai uscire fuori dall'Abruzzo. Perché uscire se le abbiamo qua dentro casa? Noi abbiamo dimostrato più volte i grandi medici che poi ci fanno la differenza e che li dobbiamo conoscere, quindi massima divulgazione, quello che dicevo prima, di quello che poi riescono a darci. Quindi anche per le malattie rare noi abbiamo dei professionisti unici. In occasione di questo convegno la Onlus Progetto Noemi torna a chiedere la realizzazione del primo reparto di terapia intensiva pediatrica. L'Abruzzo è tra le 6 regioni italiane che ne sono sprovviste. Vediamo. In Abruzzo non esiste alcun reparto di terapia intensiva riservato ai più piccoli. In Italia le terapie intensive pediatriche sono 23 per un totale di circa 200 posti letto, ovvero 3 letti ogni milione di abitanti, al di sotto della media europea che è pari a 8. L'Abruzzo è tra le 6 regioni italiane dove questo reparto è assente, quindi se mai un bimbo dovesse avere necessità di essere ricoverato in rianimazione, questo sarebbe curato nel reparto per gli adulti. Le terapie intensive pediatriche più vicine sono quelle di Roma e Ancona. Essere assistiti in unità di terapia intensiva dedicate, fanno sapere gli esperti della Società Italiana di Pediatria, significa migliorare la prognosi rispetto ai bambini che vengono ricoverati in terapie intensive per adulti. Insomma, i bambini sono curati meglio nei reparti loro dedicati, ma non solo. Secondo gli addetti ai lavori, la mortalità dei pazienti aumenta nelle unità operative a basso volume. In Abruzzo per i più piccoli esiste solo il reparto di terapia subintensiva. Si trova a Pescara ed è stato realizzato dalla Giunta d'Alfonso su impulso dell'associazione Progetto Noemi, la Onlus fondata dai genitori di una bambina affetta da atrofia muscolare spinale. L'incontro di ieri sulle malattie rare promosso dalla ASL è stata occasione anche per affrontare questa tematica, quella di una sanità a misura del paziente. L'Abruzzo ha coraggio, riesce davvero a dare seguito alle richieste che noi facciamo attraverso l'associazione Progetto Noemi, ma ora più che mai c'è bisogno di un reparto di terapia intensiva pediatrica che si muove all'unisono con la subintensiva pediatrica che ad oggi esiste ed è l'unica presente in Abruzzo proprio nell'ASL di Pescara. Stiamo allestendo gli spazi e formando il personale, questa è la risposta dell'assessore regionale alla sanità. Al momento però non c'è alcuna data in cui il reparto dovesse effettivamente essere inaugurato. Bisogna investire anche nelle cure domiciliari, dice Sciarretta, affinché le famiglie dei pazienti non vengano lasciate sole. Sicuramente bisogna comunque entrare nell'ottica che la malattia rara incide nel nucleo familiare in un modo devastante, quindi in primo luogo bisogna individuare dei riferimenti regionali, quindi delle strutture ospedaliere in grado di dare assistenza a 360 gradi, quindi diagnosi, cura, ma soprattutto anche lavorare sull'assistenza domiciliare, quindi cercare di far sì che l'ospedale vada a casa del paziente, del bambino. Sugli orti urbani prosegue la battaglia di cittadini e associazioni che dicono no alla cementificazione dell'area. Così torniamo a Pescara, vediamo.
Cittadini ed associazioni dicono no alla decisione del Consiglio Comunale di cementificare parchi e spazi verdi di Pescara con nuove edificazioni in ambito PNRR. Per questo oggi i residenti di via Santina Campana hanno incontrato la stampa per parlare del progetto dell'amministrazione che ha deciso di consentire la costruzione di un asilo nido su un'area recentemente rigenerata grazie ad un parco e dagli orti urbani gestiti dagli stessi residenti che domani parteciperanno anche ad una commissione comunale per esporre le loro proposte. Noi vorremmo semplicemente far comprendere all'amministrazione comunale come sia improprio l'idea di usare questo sito per la costruzione di un nido, al quale non siamo assolutamente contrari, anzi i servizi per l'infanzia ben vengano in città, ma ci chiediamo perché proprio su questo sito, che ha visto nascere un'esperienza unica a Pescara e tanto ben riuscita di cittadinanza attiva, perché cancellare tutto il denaro pubblico che è stato speso per impiantare questi orti? Perché togliere ai cittadini la possibilità di sperimentare una socialità costruttiva? Perché voi, come vedete, qui a fianco agli orti è nato un parco che noi residenti di via Santina Campana, costituitici in associazione, abbiamo adottato, di cui facciamo la manutenzione e la gestione, così come facciamo la manutenzione di tutta la scarpata che vedete qui sopra. Ora, perché riconsegnare alla mancanza di decoro questa zona che prima vedeva semplicemente uno stato di abbandono pietoso? Noi proponiamo di vedere se, e ci sarebbero zone già vicino ad altri poli scolastici, dove cioè esistono scuole primarie e scuole dell'infanzia, perché la possibilità per Pescara di avere, oltre a questa esperienza, l'esperienza di un sistema integrato 06 o 011 sarebbe un grosso vantaggio. E non sto qui a particolareggiare quelli che sono i vantaggi di sviluppo educativo didattico per bambini, ma anche e soprattutto per i cittadini, che vedrebbero la possibilità di gestire i propri figli da 0 a 11 anni in luoghi contigui, vicini, quindi senza le corse disperate per la città che tutti conosciamo. La 8ª Assemblea Elettiva Provinciale ha riconfermato Roberto Battaglia alla guida di CIA L'Aquila Teramo. Tra gli obiettivi, affrontare con la politica temi come l'emergenza cinghiali. Stefano Recanati. Roberto Battaglia è stato rieletto presidente di CIA L'Aquila. Durante la sua relazione di apertura il presidente ha ripercorso le tappe più significative del mandato appena concluso, ricordando i valori che hanno orientato la sua presidenza all'interno dell'organizzazione, tracciando gli obiettivi prioritari del suo prossimo mandato. La CIA L'Aquila Teramo lavora su un territorio di competenza vastissimo. Si tratta delle province appunto di L'Aquila e Teramo, in una percentuale che rappresenta il 66,6% dell'intero territorio della regione Abruzzo, dal mare alla montagna, con tutte le produzioni rappresentate. Tra gli impegni da portare avanti, quello di rafforzare i rapporti con università e istituti di ricerca per poter avviare progetti che puntano alla vera sostenibilità economica e ambientale, alla transizione ecologica e a quella digitale. Continueremo a affrontare il problema della gestione della fauna selvatica che è imperversa sul nostro territorio. Saremo direttamente impegnati anche ovviamente in un'altra tematica molto importante, che è tutto quello che ruota attorno al mondo dei consorzi idrici. E ricordiamo che sul territorio di Teramo L'Aquila ne sono presenti 4. La scommessa che ci accingiamo a perseguire, ossia di creare qualcosa di innovativo per le imprese agricole, quel qualcosa di innovativo lo troviamo racchiuso attorno a tutto quello che riguarda la vendita diretta che stiamo nel corso degli ultimi 4-5 anni organizzando. Tra i presenti anche l'assessore regionale con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente, il quale ha voluto ringraziare tutto il comparto che, messo in ginocchio dal sisma, dalle nevicate, dal Covid e per ultimo dal caro bollette, ha sempre saputo rialzarsi ed oggi ancora una volta simbolo della nostra regione. E soprattutto con il PSR, è bene ricordarlo che questa regione ha investito maggiormente e ha dato una priorità assoluta a questi territori come era opportuno e giusto che fosse, e oggi saranno anche delle opportunità aggiuntive perché il cratere col PNRR avrà delle risorse disponibili dedicate a questi territori. L'Abruzzo è una
una regione centrale per CIA, ha sottolineato il direttore generale Claudia Merlino, ma va risolto il problema del reddito approfittando delle risorse del PNRR e della nuova politica agricola europea. Le aziende agricole hanno una bassa marginalità, ancora troppo bassa, ma hanno un grande valore aggiunto. Questo valore nella catena di produzione spesso si disperde e il PNRR, attraverso tante misure molto specifiche, alcune molto trasversali, se riconosce l'agricoltore il vero ruolo che svolge, non soltanto economico, consentirà anche di risolvere il problema del reddito. In un inizio di anno difficile per i tanti elementi di congiuntura, le associazioni di categoria con l'amministrazione comunale di Chieti hanno dato vita a Comprateatino, una card collegata a una app che consente di fare acquisti a Chieti, usufruendo di sconti ma anche ottenendo informazioni relative ad eventi culturali e sportivi in città. Vediamo. Comprateatino è una carta, uno strumento snello e intuitivo che consentirà di avere sconti ma anche di essere aggiornati su tutti quelli che sono gli eventi culturali, sportivi e non solo. È nata da una concertazione al tavolo del commercio con le associazioni di categoria insieme all'amministrazione comunale. Insomma, per poter avere questa card cosa bisogna fare? Per aderire occorre andare sul sito comprateatino.it e cliccare nell'apposita sezione, oppure lo si può fare anche attraverso PEC o attraverso il protocollo dell'ente. L'adesione è molto facile, poggerà sulla piattaforma Smart PA e un circuito che vuole mettere appunto una manovra di avvicinamento tra la domanda e l'offerta, che vuole creare valore alle attività economiche della nostra città. Il tutto lo abbiamo voluto fare in condizioni di gratuità per il tessuto economico della nostra città, ma anche per i nostri concittadini, perché oggi in un momento di ripresa crediamo fermamente che bisogna sostenere le attività commerciali della nostra città non con una semplice azione di sussidiarietà, ma con uno stimolo fermo alla ripresa, che oggi deve essere massiccia e che sicuramente attraverso questo strumento sarà anche semplificata. Uno strumento dedicato comunque non solo alle attività commerciali ma anche ai servizi alla persona. Assolutamente sì, a tutte le attività economiche della nostra città, compreso i servizi alla persona, ma sarà anche una piattaforma nella quale trovare informazioni su cosa fare in città, dagli eventi sportivi agli eventi culturali, a quello che è il tema dell'accessibilità, a quello che è l'aspetto ricettivo. Insomma, veramente abbiamo voluto fare qualche cosa che avvicinasse nei negozi di vicinato non soltanto i nostri concittadini, ma appunto un'intera regione e un intero paese. Per chi trovasse difficoltà c'è anche un tutorial reperibile dove? Abbiamo predisposto un tutorial che stiamo rilasciando davvero a brevissimo, sempre sul sito comprateatino.it, che spiega esattamente come aderire, ma è davvero molto semplice. In pochi passaggi questo tutorial semplificherà le procedure di adesione. Assemblea pubblica informale domenica mattina a Caramanico Terme. I cittadini hanno potuto scrivere su dei post-it le proprie idee per rilanciare il borgo. I suggerimenti confluiranno nel piano di sviluppo che dovrà intercettare fondi del PNRR. Vediamo. La rinascita del borgo di Caramanico Terme in provincia di Pescara, che passa per la condivisione di cittadini e operatori turistici, idee e suggerimenti da mettere per iscritto su dei post-it, più di 200 quelli che entro il tardo pomeriggio hanno riempito un grosso cartellone intercettando le esigenze di un territorio che sta subendo una crisi economica che sta portando, come in altre zone interne, allo spopolamento. Per questo il sindaco di Caramanico Luigi De Acetis ha voluto un'assemblea pubblica informale domenica mattina, con la quale raccogliere le sollecitazioni e i suggerimenti della cittadinanza. L'opportunità è quella di attingere dai fondi del PNRR. L'amministrazione comunale così ha seguito le indicazioni del bando regionale e ha selezionato, con una procedura ad evidenza pubblica, un partenariato composto da 45 tra imprese del terzo settore, fondazioni, organizzazioni di volontariato, che saranno parte attiva nella redazione di un piano di sviluppo che dovrà accogliere le istanze raccolte nell'assemblea e che si spera possa partecipare al riparto dei fondi del PNRR. L'obiettivo è quello di recuperare la cultura del paese, ma con un occhio al rilancio dell'occupazione, della vivibilità e sostenibilità del paese stesso. E quindi in questa occasione abbiamo voluto condividere
e far incontrare tutti i soggetti che hanno presentato delle idee per questo progetto, che secondo noi è un punto di partenza per la rinascita del paese, a prescindere poi dal successo del bando stesso, ma è un modo nuovo di far partecipare la cittadinanza e tanti soggetti a delle idee di nuovo sviluppo, di rinascita e di ripartenza di un territorio intero fondamentalmente. E adesso andiamo alla pagina dello sport per il recupero della 21esima giornata di Serie C. Domani il Pescara sarà di scena con la Vispesaro e non avrà lo squalificato Ferrari. Tra i marchigiani out gli squalificati Cusumano, Gucci e Acquadro, dirigerà Jacobellis di Pisa. Intanto la società biancazzurra ha ricevuto l'atto di chiusura delle indagini sul caso Plusvalenze. Il club ora dovrà decidere se presentare una memoria difensiva o farsi ascoltare dagli uomini della Procura federale. Vediamo. Turno infrasettimanale di Serie C con la giornata di domani, che sarà di recupero della terza di ritorno, non disputata lo scorso 15 gennaio per l'emergenza epidemiologica. Pescara atteso dalla trasferta di Pesaro, la seconda delle tre consecutive, e con l'urgenza di ritrovare una vittoria che manca da tre gare. Un intervallo che sta compromettendo la rincorsa al terzo posto, tornato distante 7 punti, complici le ultime due vittorie del Cesena, e con una Entella quarta che ha 5 punti in più dopo il successo di ieri sul Siena. Un Pescara che non fa risultato e che non convince sotto il profilo del gioco e che rischia di perdere ulteriore terreno, perché dopo la gara del Benelli ci sarà quella di Modena e questo Pescara non sembra in grado di ferire a domicilio la co-capolista. Mancherà Ferrari squalificato, il sostituto naturale Cernigoi stenta, e allora Auteri potrebbe anche vagliare l'ipotesi di Dursi o Rauti centravanti. Il turnover potrebbe interessare anche elementi come Diambò, Zappella e Ianes, che scalpitano per riavere una maglia da titolare. Sul fronte Vispesaro l'allenatore Banchini non potrà disporre degli squalificati Acquadro e Gucci. In mediana toccherà di nuovo a Coppola. In avanti Dere Spinis e Cannavò si candidano per una maglia. Squalificato Cusumano, da vagliare l'eventuale conferma di Lombardi nel ruolo nuovo di esterno mancino. Vispesaro, che ha avuto un 2022 altalenante, 8 punti in 7 gare, ma reduce dalla buona gara di Cesena persa alla fine, e desiderosa di mantenere l'attuale piazzamento playoff. Vigilia del match in casa Pescara, contrassegnata da un nuovo round della vicenda Plusvalenze, tornata in auge dopo il comunicato diramato ieri sera dalla Juventus circa la comunicazione di conclusione delle indagini notificata dalla Procura federale per il club bianconero e altre 10 società, tra cui il Pescara. Inchiesta sportiva che prende in considerazione l'articolo 31,1 del codice di giustizia sportiva circa violazioni gestionali ed economiche, punibili con ammenda più diffida, e gli articoli 4 e 6 del CGS, rispettivamente sul rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità e sulla responsabilità delle società e dei dirigenti che le rappresentano e le cui sanzioni hanno un ampio raggio a seconda della gravità dei fatti accertati. Da questo momento il Pescara e le altre società hanno 15 giorni di tempo per accedere agli atti, depositare le proprie memorie difensive o fare richiesta di essere ascoltati dalla Procura, la quale in seguito deciderà se far scattare il deferimento davanti al Tribunale federale o se archiviare e chiudere il procedimento. Il presidente Sebastiani valuterà il da farsi con i legali della società, ma manifesta tranquillità sull'operato del club. Nel mirino della Procura sono finite plusvalenze effettuate nelle stagioni 18-19, 19-20 e 20-21 per valori che la Procura ritiene gonfiati al fine di, tra virgolette, aggiustare il bilancio e presentarlo in maniera migliore rispetto alla reale situazione. Tra le operazioni sospette, con la Juventus la cessione di Matteo Brunori e l'acquisizione di Edoardo Masciangelo, col Parma le cessioni di Brugman, Cipolletti, Macin, Martella, Napoletano, Palmucci e Pavone, e le acquisizioni di Galano, Brunori, Daloia e Madonna. Ed è stata aggiornata al prossimo 17 marzo l'udienza davanti al Tribunale federale nazionale per la Teramo Calcio circa la vicenda del passaggio delle quote sociali da Franco Iachini al gruppo Ciaccia, udienza che a seguito del deferimento da parte della Procura si sarebbe dovuta tenere oggi. Come fatto sapere dalla Teramo Calcio, lo slittamento giunge in attesa delle modifiche in corso di valutazioni riguardanti le norme federali per le partecipazioni societarie.
E sul fronte del calcio giocato, martedì di vigilia anche per il Teramo, che avrà un impegno durissimo domani alle 18 al Bonolis, dove arriverà la co-capolista Modena. All'esterno Emanuele Malotti commenta il pari di Gubbio e volge lo sguardo proprio alla gara di domani. No, sicuramente il primo tempo siamo andati sotto subito, come ci era già capitato in un'altra partita, però è già la seconda partita e riusciamo a riprendere il secondo tempo. Questo vuol dire che la squadra è unita e vogliamo a tutti i costi il risultato ogni volta. Il secondo tempo credo che ci fosse un rigore netto, quindi potevamo pure vincerla, ce lo meritavamo, abbiamo avuto tante occasioni. Abbiamo preso un punto che all'inizio della partita sembrava quasi impossibile, però vuol dire che la squadra c'è, è viva, perché già il secondo risultato andiamo sotto 2-0 e rischiamo di ribaltarlo, quindi vuol dire che l'unione della squadra è importante. All'inizio queste partite finivano 4-5-0 e ora invece rischiamo ogni volta di vincere 3-2, vuol dire che qualcosa è cambiato. Era un periodo in cui non riuscivo a dare quello che forse davo inizio dell'anno, però credo che succeda a tutti i giocatori. Io vorrei sempre fare un gol o un assist a partita, credo che tutti i giocatori lo vorrebbero. Ci sono momenti in cui uno fa meglio, momenti in cui fa peggio. Io credo di essermi sempre allenato per fare la differenza. Oggi ho fatto l'assist e sono contento, ma cerco di farlo ogni partita. Ora ci aspetta un'altra battaglia con una squadra che tutti sanno come è una corazzata, diciamo. Però noi la viviamo e la giochiamo sempre spensierati, cercando il risultato, anche se è il Modena, se è la Reggiana, qualsiasi squadra, la rispettiamo, però cerchiamo di imporre il nostro gioco. Modena, se vai sotto 2-0, poi credo sia molto più difficile recuperarla, quindi noi saremo attenti e cercheremo comunque di far male, non vogliamo fare mai partite difensive, quindi imponiamo il nostro gioco e poi ce la giochiamo a viso aperto. E ora la pallavolo in A2, nuovo successo della SIE Cortona che batte Lagonegro in 4-7, si avvicina al traguardo salvezza. In A3 la Bapineto vince in 3-7 in casa del Garlasco e prosegue il testa a testa con Grottazzolina. Domani il recupero con Porto Maggiore e la trasmissione pallavolo è invece slitta a dopodomani, giovedì, ore 21. Vediamo. In A2 la Secco vince di nuovo e lo fa contro il temibile Lagonegro, inanellando un altro successo in questo straordinario girone di ritorno dove sarebbe in vetta addirittura. Ottima la prestazione di Ferrato in regia, tra alzate ispirate, muri attacchi, bene De Paola e Pessoa, a tratti rientrante Sant'Angelo, ma soprattutto gran prova di carattere che avvicina il sestetto di lanci a un'area più vivibile in chiave salvezza. Giovedì 24 alle 21 si approfondirà col centrale Tommaso Fabi come ospite a pallavolè. In A3 la Bapineto sbanca faticando solo nel set centrale il campo del Garlasco con un perentorio 3-0 in una serata in cui si rivede un buon link, 17 punti, mentre al resto pensano i compagni in un match temuto sulla carta ma dominato sul parquet. Il tutto alla vigilia del recupero al Pala Santa Maria domani alle 20:30, tutt'altro che semplice con il Porto Maggiore. A2 femminile a riposo l'Altino, in B maschile l'Alba lotta strenuamente ma perde con la capolista Macerata, mentre ritrova un parziale sorriso il Paglieta che torna alla vittoria, sia pure al tiebreak dopo una splendida rimonta da 0-2 contro l'Ischia. In B1 femminile la Teatina vince tra gli applausi anche l'altro scontro salvezza col Civitavecchia, un altro piccolo miracolo considerando l'organico ridottissimo e gli acciacchi pesanti di più titolari. Affermazione peraltro che consente alle neroverdi nelle immagini di scavalcare proprio le citate laziali e avvicinarsi all'area franca. In B2 non fa più storia il Teramo capolista solitaria che allunga sul Coridonia che ha riposato dopo aver espugnato al tiebreak il campo ostico del Bari in un match combattutissimo che vuol dire 11 in 11 gare, pazzesco. Splendido derby vinto dalla Ceteas a danno dell'inguaiata d'Annunziana, un 3-0 vibrante e spettacolare con due set ottenuti dalle Montesilvanese ai vantaggi a riprova dell'equilibrio vissuto per lunghi tratti. Si mangia le mani il Gada Pescara 3 che in vantaggio 2-0 a Trani si fa rimontare perdendo il tie break dopo aver sfiorato in due frazioni 27-25, 25-23 i tre punti pieni. Segnali comunque di una ritrovata forma di questi tempi non è poco in attesa del Gran Derby sabato prossimo alle 17 al Palo Orfento contro la Ceteas. Dal 7 al 20 marzo si disputeranno a Roseto gli internazionali di tennis, saranno due tappe in back to back dell'ATP Challenger Tour. Vediamo.
L'Abruzzo e in particolare Roseto saranno palcoscenico del tennis dal 7 al 20 marzo, quando proprio il tennis club della Città delle Rose ospiterà gli internazionali Aterno Gas & Power Cup. Saranno le due tappe abruzzesi dell'ATP Challenge Tour, sviluppato nella formula del back-to-back. La prima competizione da lunedì 7 a domenica 13 marzo e subito dopo la seconda da lunedì 14 a domenica 20. Due tappe che arrivano in un calendario che non prevede in Europa altri tornei della stessa valenza e ci sarà la possibilità di attrarre tennisti che si misureranno per migliorare il proprio ranking e che potranno iscriversi ai due tornei consecutivi, per ognuno dei quali è previsto un montepremi di oltre $53.000, 80 i punti ATP per i vincitori, prevista tra gli altri la presenza del lituano Ricardas Berankis, dello spagnolo Carlos Taberner e tra gli italiani di Stefano Travaglia e del giovane Flavio Cobolli. Sì, una bellissima occasione per tutto l'Abruzzo, in particolar modo questo tipo di manifestazione vede Roseto protagonista, poi ci saranno nel calendario di la formula che abbiamo chiamato I Love Abruzzo, un coinvolgimento anche del resto della regione, ma questi due ATP che sono due tornei internazionali, gli unici in Europa, sono una grande soddisfazione per la regione Abruzzo. Lo sport è quindi strumento non soltanto di mandare messaggi positivi, ma di entrare nei territori, di capirne le vocazioni e le criticità e di dare una grandissima risposta alla fame di vita e quindi di sport che viene dai nostri territori, dal nostro Abruzzo migliore, con una possibilità con i grandi eventi di una ricaduta economico-sociale di cui i nostri paesi, le nostre città, i nostri concittadini hanno grande bisogno. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Pro Teramo, curata e condotta da Jacopo Forcella. Vi ricordo anche i prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG6 delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.